Batman è un dramma a sfondo poliziesco ambientato alla fine degli anni 60, dove un detective si ritrova ad inseguire una strana donna accusata di omicidio. Se sentite il plot starete pensando: ma a me non mi piacciono i polizieschi, poi non è neanche ambientato ai giorni nostri, sai che palle. Beh, allora vuol dire che non conoscete Atsushi Kaneko. Wet Moon è il viaggio delirante di un giovane detective che, indagando su una presunta assassina che già altre volte si era lasciato sfuggire, ne diverrà come ossessionato. Questa ricerca lo condurrà all'interno di un mondo pieno di corruzione, dove il reale si mescola con il falso, dove sarà impossibile distinguere gli amici dai nemici e di conseguenza non ci si può fidare completamente di nessuno. Una storia che va completamente ad abbattere gli schemi classici, e per classici non intendo Tezuka ma Aristotele. Kaneko crea una trama fitta ed intricata, infrangendo le unità di luogo, tempo e azione, creando una tragedia dove le storie di diversi personaggi apparentemente slegate tra loro si susseguono attraverso diversi balzi temporali apparentemente anacronistici, ma che si incastrano a forza con il presente, creando un congegno apparentemente di impossibile comprensione, ma che alla fine si rivelerà perfetto e privo di pecche, senza errori strutturali. Non so che cazzo ho detto, però l'ho detto estremamente bene. Il viaggio è un continuo susseguirsi di eventi senza sosta, dove pagina dopo pagina, nonostante si aggiungano nuovi tasselli, la risoluzione del puzzle finale appare ancora lontana. La narrazione è ammorbante, i deliri irrazionali si susseguono, così come le pagine, spesso no sin, con solo le lunghe onomatopee che vanno a rompere il silenzio. Una struttura della tavola semplice, senza mai una vignetta inutile o fuori posto. Un disegno minimale e minuzioso allo stesso tempo, con solo tratti netti di bianco e nero che vengono interrotti solo dal rosso dell'impermeabile che accompagna l'assassina nella sua fuga. Lo storytelling diventa un'arte più importante del banale svolgersi degli eventi. Una narrazione estremamente intima che accompagna l'uomo nella sua follia sempre più latente. Lunghe pagine fatte di sguardi ed il tempo che si dilata, dove tutto può succedere. Uno sfondo poliziesco che serve solo per narrare una società a marcia e corrotta, dove ognuno pensa solo a perseguire i propri scopi, non curante dei mezzi che dovrà utilizzare per raggiungerli. Un viaggio nella psiche umana che apparirà ancora più contorto di quanto anche il più perverso di noi possa immaginare. Nel susseguirsi di tutti i vari story arc, però, ci sarà sempre un elemento costante: la luna. Lontana, l'uomo da sempre ha sognato di raggiungerla, potendola guardare solo dal basso. Raggiungerla, oltre che rendere tangibile un luogo fino ad allora solo idealizzabile, significherebbe anche ottenere la supremazia sugli altri stati. In questa corsa verso lo spazio, il nostro protagonista si ritrova a diventare la chiave di volta di un caso ben più intricato di un omicidio, dalla quale derivano le sorti del mondo. La follia è necessaria per spingere l'uomo a compiere azioni apparentemente irrealizzabili. Ma questa, così incontrollabile, finisce per impossessarsi dell'individuo, lasciandolo in balia dei suoi deliri. Paure che diventano concrete, la finzione che si sostituisce alla realtà, il tempo che smette di scorrere verso una sola direzione, luoghi immaginari che diventano tangibili e la ragazza tanto perseguita che in realtà è...